Quindi il nostro nuovo approccio è multidisciplinare, questo è stato quello che abbiamo fatto. Non tiriamo acqua al nostro mulino, ma collaboriamo con diverse figure che in sequenza intervengono. Quindi abbiamo praticamente tre armi, lo vediamo qua, quella farmacologica, quella audioprotesica e quella di curare la psiche. Possiamo usare dei farmaci, perché no? Al Prazolam in pazienti che hanno una componente depressiva, questo è un epilettico che sinceramente io ho utilizzato un video, ma è molto maneggevole. Ultimamente ci sono queste molecole, il coenzima Q10, che vanno direttamente a stimolare la neuroplasticità, cioè cosa fanno? Fanno in modo che le vie uditive danneggiate, cioè le esterne danneggiate, possono rigenerarsi, tornare a funzionare, e quindi in quella fetta di pazienti che sono responder, dare una riattivazione positiva della neuroplasticità. Vi praticamente sorvolo questi aspetti scientifici, poi c'è uno studio che dimostra come abbiano questi farmaci un effetto antiapoptotico, che compaiono. Ricompare la fila delle cellule ciliate esterne che qui è stata danneggiata. Di solito sono delle associazioni che agiscono sulla microcircolazione, sull'autoprotezione, sulla neurotrasmissione, sulla neuroplasticità, la neuroplasticità che era negativa prima e che vogliamo che sia positiva, e anche sull'aspetto emotivo, perché c'è la melatonina, quindi permettiamo al paziente di riposare. Quindi possiamo intervenire dal punto di vista farmacologico. Ma spesso questa neuroplasticità già si è instaurata, è negativa e non possiamo certo interromperla con un farmaco. E allora qual è l'aspetto che noi dobbiamo evidenziare? Che cosa è venuto fuori sempre da questo grandissimo archivio che è importante, ecco l'importanza degli studi demografici? Che la maggior parte dei pazienti che hanno acufeni, vedete, yes sometimes, yes often, cioè qualche volta spesso, ha disturbi del sonno associati agli acufeni, non si addormenta, si sveglia di notte, ha insonnia, quindi ha un problema della sfera psicologica, ha difficoltà a relazionarsi con gli altri, a rilassarsi, la gran parte a volte spesso non si rilassa, è sempre in uno stato di attivazione del sistema vegetativo, dobbiamo rilassarlo. La maggior parte non riesce a liberarsi, non riesce a superare questa acufene, è più grande di me, vedete? È la stragrande maggioranza che deve fare uno sforzo importante per superare il disagio. Ogni giorno questa fatica è sempre più grande, è sempre più schiacciata questa acufene. E di fatto altera la sua qualità di vita, overall enjoyment, non gli piace più la sua, è depresso. La maggior parte dei pazienti sono depressi dall'acufene. Se quindi abbiamo queste caratteristiche, che sono, vi assicuro, presenti, non dico la qualità, ma nell'80% dei pazienti, noi questa componente la dobbiamo trattare. Se il nostro trattamento della acufene è un trattamento fallimentare, se, ripeto, intendo fare l'autonomia degli acufeni e gestirlo solo con i farmaci, fallisco più delle volte. Se voglio fare l'autoprotesista degli acufeni, metto il mascheratore, fallisco più delle volte. Se voglio fare lo psicologo della gestione degli acufeni, ignorando tutto il riplerò, fallisco. Se queste risorse le mettiamo insieme, abbiamo un approccio multidisciplinare, molto spesso abbiamo successi confortanti. Esiste, non so se lo sapete, un'area che si chiama tinnitus di training therapy. L'ha inventato un neurofisiopatologo che si chiama Justin, va fino America, ha fatto l'America, perché da neurofisiopatologo, cioè da lavorare sugli animali, sulle cavie, si è inventato una bellissima stanza arredata, il paziente fa tutto il percorso diagnostico, poi riprende i pazienti, se li mette di fronte e comincia a fargli un training, gli spiega che cos'è l'acufene, da che cosa è generato, come superarlo, gli fa fare degli esercizi, gli fa degli esempi, e questo lo fa puntualmente ogni mese per 18 mesi. Il paziente ha la protesi, ha il mascheratore e fa questo percorso. Io sono andato a conoscerlo, venne a Milano nel 2000, fa una cosa molto molto importante, è stato un precursore degli studi neurofisiologici dell'acufene. Però dice anche, se tu Torino devi metterti a fare tutto questo percorso, io dovrei chiudere i pazienti, mettermi qua in giornata intera, vedermi 2 o 3 pazienti al giorno e fare qualcosa che io non so fare, perché per mia natura non riesco a gestire dal punto di vista cognitivo, di training, ma sì, non è mia formazione. Allora, giustamente, cosa ho pensato? Ognuno deve fare il suo lavoro. Quindi la nostra evoluzione della TRT è stata questa, utilizzare chi questa cosa la sa fare in maniera molto più incisiva, molto più efficace rispetto all'autorità. Quindi ci sono queste cose che vedrete, ripeto, dal vivo qui oggi di pedagogia clinica,
che durano solo 10 incontri settimanali, 10, 12, quindi non 18 mesi. C'è l'approccio olistico corpo e mente, durata media circa 60 minuti. Il paziente ha una elevata compliance, tutti possono fare le sedute di pedagogia clinica perché più delle volte sono guidati, sono sempre guidati dall'operatore, mentre nel training della diffusione di training therapy io devo far capire al contadino di San Marco che cosa c'è all'esterno, interno, pure dopo un po' mi sotto, ma voi che volete da me? Ma che io dico a me che fisco l'orecchio, non voglio sapere. E io l'ho fatto in ospedale questa cosa, era frustrante, perché poi giustamente, poverino, ha fatto alzato le 5 di mattina, dice, ma tu mi ha raccontato che stava fatto, ma di fatto che medicina muda? E quindi automaticamente era fallimentare. In questo caso c'è il controllo dell'operatore, del corpo e della mente. E quindi praticamente facile l'utilizzo dei mascheratori, perché se il paziente viene teso e tu gli dici di usare il mascheratore, il paziente se ne va, dice, oh, dottore, io già sento il rumore dell'orecchio, ci manco usare il mascheratore. Se il paziente è rilassato e preparato, accetta anche l'intervento radioprotesista. E stiamo trattando, e oggi sentiremo un paziente, anche pazienti con ghiacciai importanti, che nessuno avrebbe preso in consegna, noi li abbiamo ancora con noi. Finisco la mia relazione con un avviso, questo forse dovrei farlo per i pazienti, ma lo faccio anche a noi. L'acufene è un grosso mercato, perché tutto ciò che non è trattabile è un grosso mercato. E quindi su internet trovate soluzioni miracolose, tutto, tratto l'acufene, acufene.it, curare l'acufene, io curo gli acufeni, clinica degli acufeni, dove qualcuno si mette di scrivere, sì, ma la terapia si è dimostrata efficace l'80% circa dei pazienti. Uno che legge questo articolo dice, cavolo, dove sta questo qua? 80% dei pazienti, io guarisco. Allora. Però l'italiano è bello, la lingua è più bella perché ci permette di... Per questo noi possiamo disattendere le leggi, no? Perché va interpretata la legge. Circa il 80% dei pazienti selezionati, sapete che tu c'hai un tot di pazienti, questi pazienti 10, di 100, ne selezionati 50, di questi 50, altri 30, di questi 35, di questi 5, l'80%, non è l'80% di 100, è l'80% di 5, quindi 2 su 100, quindi non funziona l'80% di pazienti, funziona il 2% dei pazienti. Quindi è molto facile scrivere quattro parole senza riferimenti bibliografici, senza dire che cosa fa, che cosa non fa e come lo fa. Quindi attenzione a questo, dirò anche ai pazienti, dottore, ho trovato questo lavoro qua, attenzione, questo sito qua. Ma soprattutto cosa fa? Ascoltiamo il paziente. Se noi abbiamo voglia di ascoltare il paziente, mandiamolo da un altro, ma non lo liquidiamo. Quindi non deve essere liquidato, non deve essere nemmeno illuso. Ecco, non ti preoccupare, adesso ci penso io, ti faccio passare, ti risolvo il problema. Al momento non esiste la terapia dell'acufene, nel senso che non esiste la terapia che fa scomparire l'acufene, ma esistono interventi, noi ne siamo testimoni, che riducono l'intensità dell'acufene in maniera significativa. Dedichiamo la maggior parte del tempo alla nostra visita a informare bene il paziente e diciamogli che se vuole raggiungere un obiettivo, l'approccio deve essere necessariamente di tipo multidisciplinare. E noi abbiamo avuto il coraggio quindi di variare la terapia standard e coinvolgere altre figure professionali, terapia idropotesica, farmacoterapia, pedagogia clinica, adesso la cooperazione anche la dottoressa Morelli, che è psicologa, che ha visto alcuni test, cioè abbiamo aperto gli orizzonti, facendo entrare il paziente in questo percorso che lo porta alla luce di quello che sappiamo oggi, la riduzione significativa dello stress e dell'intensità che è data da questa conferenza. Facciamo attenzione sempre a quello che diciamo. Concludo con una cosa simpatica, perché lessi una volta in un congresso questo annuncio, era un oratorio, c'era scritto venerdì sera alle ore 19 i bambini dell'oratorio presenteranno l'Amleto di Shakespeare nel salone della chiesa. La comunità è invitata a prendere parte a questa tragedia. Ok, grazie.